condanna a 8 anni di carcere per Salvatore Furci, l'ex comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio, che nascose della droga nell'auto della collega di Corbetta, Lia Vismara. Salvatore Furci, l'ex vigile di Corbetta e comandante della polizia locale di Trezzano, è stato così condannato in primo grado a 8 anni di reclusione e dovrà pagare 33.000 euro di multa per i reati di calunnia e detenzione di droga per aver fatto piazzare nell'auto della comandante dei vigili di Corbetta Lia Vismara alcune dosi di cocaina nella notte del 4 gennaio 2020. Stando all'impianto accusatorio eretto dal PM Gianluca Prisco durante il processo, Furci avrebbe cercato di incastrare la comandante dei vigili di Corbetta Lia Vismara facendo piazzare 3 grammi di cocaina all'interno della sua auto per vendicarsi del licenziamento subito al termine del periodo di prova al comando di Via Cattaneo a Corbetta. Un licenziamento che era poi stato dichiarato illegittimo dal Tribunale del Lavoro in primo grado, ma poi riconfermato in appello. Secondo l'accusa, Furci sarebbe stato aiutato da un complice, il 46enne albanese Mariglen Memushi, detto Geno, che avrebbe nascosto la cocaina e fatto la soffiata anonima che ha permesso ai carabinieri di Bollate di andare a colpo sicuro nella perquisizione dell'auto della Vismara la sera del 3 gennaio 2020, proprio fuori dalla palestra della città.